Ma probabilmente è così. Vai. Ok, quindi ricominciando con il discorso della paleoarte, come dicevo appunto, la paleoarte in realtà è un termine non formalizzato, cioè non c'è una definizione sia in ambito scientifico che in ambito artistico, però è un termine informale con il quale si indica il ramo delle arti visive il cui obiettivo è ricostruire mediante rappresentazioni artistiche la vita del passato in base alle evidenze scientifiche disponibili al momento. La paleoarte viene quindi considerata come una sintesi tra la scienza e l'arte, tra il mondo scientifico e il mondo artistico. Qui c'è una rappresentazione simbolo che ho scelto, che appunto è un'illustrazione di Maurice Antoine, che è uno dei paleoartisti più famosi, che lavora molto in particolare con i mammiferi, di un paesaggio del Pleistocene superiore europeo con i mammut, rinoceronte lanoso, leoni delle caverne e cavalli preistorici, anche una renna qui. Quindi vedete che appunto un'opera paleoartistica ha come funzione sia la ricostruzione degli animali, ma anche la composizione di un paesaggio, ad esempio, di comunicare un'informazione a livello visivo, un'informazione scientifica a livello visivo. E come sappiamo, la maggior parte dei reperti fossili e quindi degli organismi del tempo profondo della vita del passato in realtà è rappresentata quasi unicamente da resti frammentari. Più si va indietro nel tempo e più questi resti solitamente sono frammentari e incompleti. Qui ho messo degli esempi classici dei dinosauri, il Megalosaurus Buchlandri. Qui vedete la maggior parte dei casi un unico esemplare rappresentato solo da pochi resti, così come per la vegetazione, per le piante. Qui c'è Ginkgo Gardneri, addirittura gli squali, che hanno una struttura scheletrica diversa rispetto alla nostra, l'unico elemento che nella maggior parte dei casi si fossilizza in realtà sono soltanto i denti, quindi noi di questi animali abbiamo evidenze fossili reali solo di una parte di quello che era l'organismo intero. Vale anche ovviamente per gli ominidi, qui ho messo il caso simbolo di Lucy o Dinkinesh in amarico, in lingua etiope. I nostri antenati, nella maggior parte dei casi, sono rappresentati a livello fossile, nel record fossile, solo da frammenti, e anzi, Lucy, anche per essere un Australopithecus, quindi milioni di anni fa, è quasi completo, paradossalmente. Gli unici casi, diciamo, particolari sono, per esempio, quelli in cui si fossilizzano addirittura i tessuti molli, gli organi interni, se non addirittura tutto l'animale, come in questo caso. Questa è una vera e propria mummia di un mammut che è stata scoperta nel 2007 in Siberia. È una mummia che si è preservata praticamente intera di un cucciolo di mammut nel permafrost, e di cui quindi noi abbiamo tantissime informazioni sia a livello morfologico, ma anche a livello appunto di tessuti molli, ma anche a livello di DNA fossile, che sono appunto, cioè, talmente tanto ben conservato che abbiamo diverse evidenze scientifiche per ricostruire quello che appunto erano sia l'aspetto che le abitudini di questi animali. Però in realtà questi sono casi rarissimi, qui parliamo veramente di casi eccezionali. Nella maggior parte dei casi noi non abbiamo tutte queste informazioni. Per quanto riguarda la paleoarte, noi abbiamo per esempio una definizione di quello che è il lavoro che si svolge in contemporanea tra scienza e tra scienziato e illustratore, con una definizione di James Gurney, che forse alcuni di voi conoscono perché è un illustratore che ha creato una serie che si chiama Dinotopia, che, come immagino il nome vi lascia intendere, è un mondo fantastico in cui i dinosauri vivono, umani vivono nel mondo insieme ai dinosauri. Ovviamente è fantascienza pura, però in realtà James Gurney è un illustratore e un paleoartista di grande talento, che lavora spessissimo con altri ricercatori per ricostruire l'aspetto di animali, in particolar modo dei dinosauri. Qui ho messo la copertina di Scientific American con una ricostruzione di un dinosauro, di un terapode, che ha realizzato James Gurney.
che come illustratore descrive appunto questa interazione tra lo scienziato e l'artista, come l'artista che si trasforma negli occhi dello scienziato e realizza visivamente quelle che sono le teorie dello scienziato stesso, ok? James Gurney, che è prettamente un illustratore, semplicemente si mette a disposizione dei ricercatori che lo contattano per ricostruire l'animale secondo le loro indicazioni, quindi un lavoro di collaborazione tra due mondi diversi. Visto che però oggi è anche il giorno internazionale della... Avvisatemi se ci stanno problemi, perché io non vedo la schermata... No, funziona. Okay, io sto... vedo solo il PowerPoint. Chiedo una cosa ai colleghi, se c'è qualche vostro studente che vuole entrare, scrivetemelo sulla chat, io lo faccio entrare perché sto bloccando delle persone esterne perché non le conosco. Prego, scusami. No, anzi, è meglio così. E, quindi, visto che oggi appunto è la giornata internazionale della donna e delle ragazze nella scienza, è giusto ricordare alcune figure chiave femminili del mondo della paleontologia, ma in realtà anche del mondo della paleoarte. E in realtà una delle chiavi famosissima è appunto Mary Anning, che penso quasi tutti conoscete. Mary Anning era una cacciatrice di fossili, nel senso che lei era una collezionista che spesso si recava appunto sulle coste di Dorset per raccogliere i fossili che incontrava, ma in realtà è considerata anche una delle prime paleontologhe, sebbene non avesse un'educazione formale, non aveva una laurea, non aveva accesso all'università. Perché? Perché appunto nel 1800 una donna di classe operaia era praticamente impossibile per lei accedere a queste istituzioni, addirittura non poteva neanche iscriversi alla Società Geologica Britannica. C'è poi tutto un problema, nel senso che lei raccoglieva questi fossili, descriveva, aveva una grandissima formazione scientifica perché come persona era molto curiosa, però i suoi lavori non venivano mai considerati, se non addirittura le sue teorie venivano prese appunto dai ricercatori uomini che le pubblicavano loro senza neanche nominarla. Però Mary Anning è importante anche a livello paleoartistico, per quale motivo? Intanto perché lei, oltre a collezionare fossili, illustrava, disegnava i reperti che trovava. Questa è una lettera con un disegno di un resto fossile di plesiosauro che ha incontrato, ha ritrovato durante le sue campagne appunto di ricerca. E da questi bozzetti, da questi disegni, Henry Della Bece poté realizzare quest'opera che viene considerata da molti la prima rappresentazione paleoartistica, che si chiama Durian Tibor, che è una rappresentazione in cui si vedono appunto tutti gli organismi che vivevano a Dorset nel Giurassico, col plesiosauro, gli ittiosauri, belemniti, ammoniti, mi sembra ci sono anche, quindi una ricostruzione anche della vegetazione, una ricostruzione paleoambientale completa di quello che era l'ambiente di Dorset nel passato, basata però sui ritrovamenti fatti da Mary Anning e soprattutto sui disegni che faceva lei dei fossili che ritrovava. Successivamente, da Mary Anning in poi, appunto, inizia da Durian Tibor in poi inizia la paleoarte a essere un po' popolarizzata, nel senso che appunto diventa appassionante quasi ritrovare queste ricostruzioni degli animali del passato. Ci sono svariati artisti, svariati scienziati che iniziano a ricostruire le forme di vita del passato in base alle evidenze fossili, però mi sono soffermata a selezione, per esempio, in questo libro uscito nel 1912, Evolution in the Past, che è illustrato da un'altra donna, Alice Woodward, che mentre Mary Anning era una paleontologa, Alice Woodward in realtà era un'illustratrice di libri per bambini, molto famosa, che ha illustrato quasi tutti i classici dei libri per ragazzi, che però, siccome il padre aveva una formazione scientifica, il padre e i fratelli avevano una formazione scientifica, si iniziò anche una carriera, diciamo, di illustratrice e di
artista, allora non c'era questo termine, però di Giustra dice che ricostruiva gli animali del passato e li ricostruiva con un dettaglio per le informazioni scientifiche che avevano allora sbalorditivo, anche a livello artistico. Queste sono delle tavole, ad esempio, che ho selezionato. È bello, per esempio, lo stegosauro, che in questo caso sembra quasi un'iguana, dove però si vedono le caratteristiche principali dello stegosauro, che sono le placche dorsali e la spine caudali. Ovviamente questa ricostruzione va sempre presa tenendo in conto quella che erano le informazioni che loro avevano al tempo a livello paleontologico. Bellissimo, poi questo è un Macaroidos, che è una tigre denti a sciabola, che lei ricostruisce come una tigre vera, con i canini molto sviluppati. Adesso sappiamo che le tigre denti a sciabola non hanno quasi nessuna affinità con le tigri attuali, però in realtà per l'epoca questa era una bella ricostruzione di una specie estinta. Ci sono poi altre ricostruzioni, questo è il mammut lanoso. Il mammut lanoso, diciamo, è quello che quasi tutti ricostruiscono meglio, ma per quale motivo? Perché è una specie che si è estinta molto recentemente, con l'ultimo glaciale, se non addirittura più tardi, con alcune forme che sono rimaste isolate su alcune isole di Svalbard, insomma del nord della Russia. E un'altra cosa interessante di questo libro è che in realtà è illustrato da due illustratori, Alice Woodward, che è una donna, e Ernest Bucknall, che ha realizzato per esempio questa tavola con organismi del carbonifero, molto bella, perché oltre agli organismi vengono ricostruiti addirittura anche le piante, gli altri organismi vegetali che solitamente vengono, per quanto riguarda le ricostruzioni paleoartistiche, non sono quasi mai al centro dell'attenzione. Però è interessante che c'è già questa collaborazione tra uomo e donna quasi pari, perché poi in tutto il volume in realtà la maggior parte delle illustrazioni è fatta da Lucy Woodward, però accompagnate da alcune tavole di Ernest Bucknall. Con il tempo, qui ho scelto un altro esempio di donna, di figura femminile relazionata col mondo della paleoarte, che è Eleanor Kish, che ha realizzato tantissime illustrazioni di ricostruzioni quasi esclusivamente di dinosauri, perché poi ovviamente i dinosauri, specialmente dopo il film, qui è prima, del 1989, ma dal film di Jurassic Park in poi, i dinosauri prendono completamente il sopravvento nel mondo sia paleoartistico che dell'immaginario comune. Quando uno dice fossile, pensa automaticamente ai dinosauri. E una illustratrice che ha lavorato tantissimo appunto con ricostruzione di dinosauri, appunto Eleanor Kish, un grandissimo talento, in cui già le ricostruzioni iniziano ad avere una cura nell'anatomia più precisa, anche con alcune lacune, che però sono tutte lacune legate al fatto che nel 1989 non avevano le stesse informazioni scientifiche che abbiamo noi oggi, in particolar modo nella postura, anche nella muscolatura. Però è importante contestualizzare quando queste opere sono state realizzate. Dal 1990, dagli anni 90 a oggi, in realtà la paleoarte adesso sta subendo, anche grazie alla rete sociale, ai social network, ai siti che permettono appunto di confrontarsi anche tra diversi mondi, un nuovo picco di popolarità. Ci sono tantissimi articoli che vengono di divulgazione scientifica, che vengono pubblicati anche su riviste di eccellenza, come appunto National Geographic, in cui si parla per esempio della ricostruzione quasi esclusivamente, come dicevo prima, dei dinosauri o comunque delle forme di vita del passato. E sempre per ricordare una figura femminile di importanza per me quasi assoluta, una delle più grandi paleoartiste che abbiamo al momento, c'è Beth Zeigen, che è un'illustratrice che lavora con la Blue Rhino Studio, che realizza appunto questi fondali per esposizioni, musei, con delle ricostruzioni realizzate con la tecnica della pittura digitale, che sono praticamente quasi realistiche, ma in cui si intravede comunque il suo stile, e di una bellezza e un'accuratezza assoluta.
qui c'è appunto un paesaggio del Pleistocene del Nord America con mammut lanoso e vari cavalli preistorici, cavalli del Pleistocene. Per quanto appunto riguarda l'impatto, come è facile immaginare, la paleoarte ha un impatto grandissimo, le ricostruzioni lo svolgono un ruolo fondamentale in quello che è la divulgazione delle scoperte scientifiche. Un caso emblematico è quello dei musei, che appunto solitamente utilizzano disegni o in casi eccezionali, se hanno appunto tanti fondi, possono addirittura, se non assumere, pagare degli artisti per realizzare ricostruzioni degli animali in base al del materiale delle collezioni paleontologiche che espongono nel museo. Queste sono delle foto che ho fatto al Museo di Saragozza, che ho riciclato dalla presentazione della Spagna, in cui appunto si vedono questi disegni realizzati sempre da Maurizio Anton, del mammut lanoso, il Paleoloxodon antiquus e l'orso delle caverne, che ovviamente sono utilissimi per far capire al grande pubblico che cosa rappresenta il fossile, perché per esempio nel caso del mammut vedete che in realtà il materiale esposto è solo una zanna, un dente, un frammento con una ricostruzione dietro di fondale. La persona che appunto non è specialista capisce che cosa sta guardando quando appunto vede nella vetrina i vari fossili, capisce quali elementi corrispondono a quale parte dell'animale. Questa è un'altra foto presa sempre al Museo di Saragozza, però era una ricostruzione fatta da un'altra paleoartista donna, che è Rosa Alonso, del Sobrarbe Siren Gardieli, che è appunto un animale che hanno ritrovato l'eocenico, un sirenio che hanno ritrovato fossile quasi completo sui Pirenei, e fa queste ricostruzioni utilizzando anche la tecnica che viene definita del photobashing, cioè di prendere varie foto e unirle e modificarle fino a che non si crea appunto l'obiettivo desiderato. Solitamente si usano per esempio per fare un fondale più realistico, si prendono foto in cui appunto tutti gli elementi sono reali, si fondono insieme per creare un effetto più realistico dell'immagine. Ricostruzioni come strumento di divulgazione e diffusione di articoli scientifici, ce ne sono vari esempi. Qui ho messo un esempio mio, recentissimo, poche settimane fa, in cui ho fatto questa ricostruzione del Micromerix, che è un ruminante fossile del Miocene molto piccolo. Contate, qui manca la scala, ma la mandibola sarà lunga poco più di 5 centimetri. Per promuovere questo articolo che è uscito su BMC Biology, sulla ricostruzione dei paleoambienti del Miocene europeo, basata appunto sulla ricostruzione delle diete di questo piccolo ruminante che si trova in diversi siti miocenici europei, e quindi è molto utile come proxy per ricostruire quelle che sono le variazioni di vegetazione, perché appunto è un animale erbivoro, e quindi le variazioni di diete. Un altro caso studio particolare, famosissimo, che è uscito sempre nelle scorse settimane con una ricostruzione fantastica sempre di Maurizio Anton, è quello del caso del Canis dirus, che adesso invece viene chiamato Enochian dirus, il dire wolf in inglese, che è appunto servito per promuovere questo articolo uscito su Nature sullo studio del DNA antico del vecchio Canis dirus, di Enochian dirus, che ha messo in evidenza che in realtà questo animale, benché avesse una morfologia molto simile a quella del lupo, in realtà non erano animali che appartenevano allo stesso gruppo. Probabilmente l'Enochian è evoluto separatamente milioni di anni prima. In questo caso la ricostruzione paleoartistica è utile per mettere in evidenza questa differenza, perché per esempio Maurizio Anton ha deciso di cambiare il colore di questo animale, che altrimenti morfologicamente sarebbe molto simile a un lupo, proprio per mettere in evidenza che il risultato di questo lavoro è che l'Enochian dirus e il Canis lupus, che prima si pensavano essere appartenere allo stesso genere, in realtà appartengono a due generi separati. Quindi già anche solo da questa semplice differenziazione del colore del pelo, chi osserva l'immagine
percepisce che è un'informazione che comunque cerca di dare l'articolo scientifico. Proprio per farvi capire che la parola arte ha un grandissimo impatto per quello che è la divulgazione dei risultati scientifici. Come lavora però un paleoartista? Allora, come diceva James Gurney, di solito il paleoartista, se è un illustratore o anche uno scienziato, diventa un po' gli occhi del ricercatore e sviluppa a livello visivo quella che è la teoria scientifica del gruppo di ricercatori con cui lavora. Quindi il paleoartista deve essere al tempo stesso sia uno scienziato che un artista, che significa che deve avere una conoscenza sufficientemente approfondita sia dell'anatomia degli organismi attuali, nel caso dei vertebrati, come si articola lo scheletro, le inserzioni muscolari, sia delle tecniche artistiche per realizzare una illustrazione o comunque un lavoro artistico chiaro e di alto impatto comunque. Questo è un volume che uso io, che mi occupo quasi esclusivamente di ricostruzioni di mammiferi, e c'è questo libro di Elliot Goldfinger, Animal Anatomy for Artists, in cui si ritrovano tantissime tavole dei mammiferi, grandi mammiferi più comuni, in cui si osservano proprio nel dettaglio sia lo scheletro di questi animali, sia la muscolatura, e quindi da qui io riesco a studiare e a ricostruire quelle che sono le parti che poi mancano nel fossile. Per quanto riguarda le tecniche, in realtà esistono tantissime tecniche, perché parliamo di arti visive, quindi tutte le tecniche che rientrano nel mondo artistico possono essere appunto implementate per le ricostruzioni paleoartistiche. Ci sono quelle che vengono definite le forme artistiche tradizionali dell'arte classica, quindi il disegno, la pittura, l'acquerello, la scultura, e qui ho messo degli esempi chiave, sempre Maurizio Antonio, io cito sempre lui, ma perché a parte il livello di qualità è anche quello che per esempio realizza moltissime ricostruzioni usando schizzi a matita, che adesso è poco comune, però lui venendo dal mondo artistico, prevalentemente dal mondo artistico, è specializzato prima con il disegno tradizionale e poi con quello digitale. Un altro esempio chiave che già vi ho mostrato prima è quello sempre di James Gurney, che invece lavora quasi esclusivamente con la pittura a olio o con la tempera e acquerelli. Lui è un artista, un illustratore di quello professionista di vecchio stampo, diciamo, che lavora con tecniche quasi esclusivamente classiche e realizza delle ricostruzioni e delle opere di una qualità eccelsa. Qui c'è appunto una ricostruzione del tirannosauro, non mi ricordo di che anno, quindi alcune morfologie magari non sono attualizzate rispetto alle ultime scoperte scientifiche, però vedete che sono ricostruzioni precise. Qui è carino che, per esempio, se vi ricordate la ricostruzione della tigre e dell'ente a sciabola fatta da Lise Wundwald, che appunto era una vera e propria tigre, questo è uno smidon, un altro genere, però vedete che appunto questa è una ricostruzione fatta rispetto alle evidenze scientifiche che abbiamo oggi, molto più precisa. C'è anche la scultura, questo è un modello per esempio di Quetzalcoatlus, un pterosauro che è esposto al Chicago Field Museum, realizzato sempre da Beth Zeigen con il Blue Rhino Studio, ma ci sono tantissimi esempi anche italiani, di appunto qui alla Sapienza per esempio c'è stato nel 2014, non mi ricordo, la mostra dinosauri in carne e ossa, in cui appunto si realizzano questi, in questo caso non è un dinosauro, però modelli degli animali estinti, utilizzando appunto tecniche che derivano dalla scultura stessa, molto complesse, però che danno un risultato iperrealistico. C'è poi le tecniche forse tra le più popolari in questo momento, che è quella della pittura, le tecniche digitali, tra cui la pittura digitale, che si è sviluppata negli ultimi anni in concomitanza con lo sviluppo di diversi programmi di grafica che permettono di realizzare ricostruzioni digitali attraverso l'uso di tablet, di tavolette grafiche specifiche. Adesso
ci sono, non voglio fare pubblicità, marche o programmi, ma in realtà ci sono tantissimi programmi di editing, di immagine, sia open source, gratuiti o comunque facilmente scaricabili con tablet di diverso tipo che permettono di utilizzare questa penna come se fosse una penna vera su un foglio e che rispondono quindi alla pressione della mano e il tratto cambia in base alla pressione che viene posta con la penna sul tablet e permette appunto di realizzare queste pitture, queste ricostruzioni digitali come questo esempio che è anche quello della copertina, che è un disegno, che è un'illustrazione che ho realizzato del Megaloceros giganteus, quello che viene definito molto spesso l'alce irlandese. Un attimo solo che mi prendo fiato. Sempre per quanto prendi guarda... tutto il tempo che vuoi, tanto quindi sì, no, di ogni colore, quindi per caso. No, vedremo anche di ogni colore la prossima volta, ma vai. No, nessun problema. E per quanto riguarda le ricostruzioni digitali, un'altra tecnica che sta diventando molto popolare veramente negli ultimissimi anni è quella delle ricostruzioni in digitale in 3D, che si realizzano con l'uso di programmi che permettono anche di animare modelli tridimensionali. Qui ho messo un esempio che io di una persona che ho conosciuto veramente da poco, che ha vinto il National Geographic Paleo Art Prize della Società Paleontologica dei Vertebrati, un convegno che fanno solitamente in Nord America, che ha realizzato, si chiama una paleoartista, si chiama Joanna Kobierska, polacca, che ha realizzato questo modello 3D di un Velociraptor mongoliensis di un dinosauro e se la cercate su Google, comunque sul suo portafoglio, lei realizza, mi sembra, anche delle animazioni, perché questi programmi 3D permettono appunto di prendere il modello e di animarlo come se fosse appunto un film, come diciamo i dinosauri di Jurassic Park. E l'unico problema di queste ricostruzioni 3D è che necessitano comunque di computer di una certa potenza, perché chi lavora, per esempio, di voi che potete, non so, che lavora con le TAC o comunque con modelli 3D a livello scientifico, sa che per elaborare questi dati c'è bisogno di computer di un certo calibro. E quindi è una tecnica non così accessibile come invece potrebbe essere quella della pittura digitale, solo per a livello di strumentazione. Adesso vi vorrei far vedere molto brevemente degli esempi di ricostruzione paleoartistica, cioè proprio come si lavora se voglio ricostruire un animale, e vi mostrerò due casi studio di cervi fossili, per quale motivo? Perché appunto io sia a livello di progetto di ricerca di dottorato e di postdottorato, doc, che a livello mio personale mi sono sempre quasi focalizzata sui mammiferi erbivori e in particolare sui cervi fossili, che sono un gruppo molto interessante, molto poco rappresentato a livello paleoartistico, quindi mi sono, diciamo, trovata questa nicchia da occupare nel mondo dei dinosauri, che qualsiasi ricostruzione paleoartistica oramai è quasi sempre focalizzata sui dinosauri, giustamente perché sono molto scenici, molto interessanti. Però io mi occupo, diciamo, di altro. Però un caso emblematico che voglio appunto spiegarvi passo per passo è quello del Megaloceros giganteus, il cervo gigante, che è un cervo fossile di grandi dimensioni che forse conoscete perché è abbastanza popolare anche tra il pubblico. Era un cervo molto grande, fino a 2 metri al garrese alla spalla, che viveva in Europa e in Asia durante il Pleistocene, da mezzo milione fino a circa 7.000 anni fa, e che la sua caratteristica principale, oltre la taglia molto grande, è avere questi palchi grandissimi che potevano misurare anche 3 metri e mezzo da una punta all'altra, e essendo appunto un cervo che visse durante il Pleistocene, in realtà abbiamo moltissimi reperti fossili di questo animale. Questo è uno scheletro quasi completo, esposto al Museo di Monaco in Germania, ma ce ne sono tantissimi di esemplari completi,
o comunque frammentati che possono essere composti per ricreare appunto uno scheletro più o meno completo. Un'altra caratteristica che è quella sempre di tutti i cervi è che questi palchi sono presenti soltanto negli individui maschi, mancano nelle femmine. Un'altra evidenza fossile, chiamiamola così, particolare che abbiamo per ricostruire l'aspetto del Megaloceros giganteus, oltre appunto ai fossili, sono le pitture rupestri, che è un'evidenza rarissima, nel senso che noi non abbiamo quasi mai rappresentazioni fatte dalla popolazione umana e di animali estinti, tranne nel caso delle pitture rupestri, in cui, per esempio, questo animale probabilmente venne figurato in alcune grotte in Francia, in cui si ritrovano queste pitture rupestri, questi grandi animali che, se vedete, hanno questo garrese, diciamo, chiamiamo la spalla la parte più alta della schiena, molto sviluppata, che appunto riflette questa gobba che si vede anche nello scheletro, e che quindi generalmente qui si vede poco, ma in realtà qui ci dovrebbe essere il continuo della pittura rupestre di quello che è il palco dell'animale, e gli archeologi lo interpretano come appunto ricostruzioni di quelle che potrebbero una raffigurazione, una pittura rupestre che raffigurano appunto il cervo gigante, popolazione di cervo gigante. Pitture rupestri sono state ritrovate di questo animale nella grotta di Cugnac, in quella, la mia pronuncia francese penso sarà orribile, chiedo perdono prima, è di Chavaux-Chavette in Francia, sud di Francia. E la cosa molto interessante è che in queste pitture rupestri, oltre a vedere il contorno possibile di quello che era questo animale, si intravedono anche quello che potrebbero essere del colore del pelo, o meglio, di come era distribuito il colore scuro e chiaro del pelo di questo animale. Quindi, combinando quelle che sono le evidenze fossili, dei resti fossili veri e propri, con queste informazioni che ci vengono invece dalle pitture rupestri, è possibile tentare di ricostruire quello che era l'aspetto ipotetico di questo animale. Qui ho messo un rapidissimo step by step, lo chiamano gli inglesi, per farvi capire come ho proceduto per realizzare questa ricostruzione. Un bozzetto a matita piccolissimo, velocissimo, questo è una scannerizzazione, l'originale sarà stato 5 cm per 3. Per quale motivo? Perché più è piccolo, per me è veloce realizzare un bozzetto molto semplice per capire il soggetto, dove porlo e la composizione dell'immagine. Il secondo passo è stato quello di appunto dare forma sia all'anatomia dell'animale, ma anche marcare le aree più scure e più chiare del pelo di questo animale, e in questo caso ho cercato, ho tentato e ho anche un po' interpretato quelle che sono le informazioni che ci vengono dalle pitture rupestri. Ho fatto quindi più scuro quest'area del garrese e la parte dei fianchi, un po' più chiaro la parte della spalla, e ho marcato sempre più scuro questa parte del sottogola, perché se notate, forse si nota meglio in quest'altra slide, qui sotto la testa dell'animale c'è questa V molto scura. Anche qui il collo dell'animale generalmente viene, così come è raffigurato, sembra essere di un colore più scuro. E il passaggio successivo è quindi stato quello di mettere il colore. Qui vi sembrerà strano, ma in realtà con la pittura digitale, che prevede di differenti metodi per appunto dipingere digitalmente, è possibile aggiungere il colore su un disegno in bianco e nero, che nel mio caso velocizza tantissimo il lavoro, perché io vengo da una formazione di disegno a matita, quindi sono abituata prima a lavorare con i chiaroscuri del bianco e nero, e aggiungergli poi il colore per me è un salvavita, perché altrimenti dovrei pensare prima in colore tutto il lavoro. Come si aggiungono i colori digitalmente è un po' complessa da spiegare, ma semplicemente i programmi disegno digitale permettono di creare quelli che vengono chiamati layer dei livelli. Se avete lavorato anche con Illustrator, Photoshop, tutti questi programmi qui, insomma, conoscete il concetto. Ogni livello ha una
una sua proprietà, cambiando la proprietà e mettendo proprietà, per esempio, colore o proprietà acquisizione di luce, altri giochi di proprietà, è possibile aggiungere colore su un layer sottostante. È un po' macchinoso, però in realtà permette di realizzare velocemente queste, di porre velocemente colore a un'immagine in bianco e nero. L'altro esempio di ricostruzione invece che di cui voglio parlare è stato molto più difficile, perché, come vi dicevo, per quanto riguarda il Megaloceros giganteus, il cervo gigante, abbiamo tantissimi scheletri completi, in bibliografia sono presenti foto, misure delle varie parti scheletriche, abbiamo le pitture rupestri che ci aiutano a capire più o meno quello che poteva essere il colore del manto di questo animale. In quest'altro caso, invece, siccome andiamo molto più indietro nel tempo, le evidenze a noi arrivate in realtà sono molto frammentarie e molto poche. Questo è il caso di una ricostruzione che ho fatto per l'Università di Saragozza, in Spagna, del Procervulus, che è un altro genere estinto di cervi fossili che fu presente in Europa però tra i 20 e i 15 milioni di anni, quindi siamo passati dal Pleistocene al Miocene, quando il continente europeo aveva più o meno questa forma. L'Italia, come la vediamo oggi, in realtà ancora non esisteva, però la penisola iberica più o meno già aveva la conformazione attuale. E questo è un cranio di Procervulus esposto sempre al museo di Monaco, l'individuo semicompleto, diciamo, gli mancano molte parti dello scheletro. E qual è la caratteristica intanto fondamentale di questo animale? Ah, questi sono materiali che abbiamo studiato per fare la ricostruzione, molto frammentari, quasi esclusivamente denti, che invece sono stati ritrovati appunto nella penisola ierica, nella cuenca, nel bacino di Calatayud da Roca, vicino a Saragozza. Saragozza sta qui, Barcellona sta qua, in questo bacino qui sono stati ritrovati vari resti di Procervulus. Qual è la caratteristica principale di Procervulus? Intanto, come dice il nome, pro anteriore, antecedente, Cervulus, diminutivo di cervo, è un genere che viene considerato il clade basale della famiglia dei cervidi, cioè diciamo l'antenato comune di tutti i cervi moderni. E per quale motivo? Perché presenta queste che vengono definite protoaste, protoparchi, chiamiamoli così, anche se non c'è un termine italiano, che è appunto una delle prime forme di cervo in cui si vedono quelli che sono i parchi che oggi vediamo nei cervi attuali, molto diversi da quelli dei cervi attuali perché sono molto semplici, presentano solamente una biforcazione, morfologicamente cambiano tantissime cose perché manca per esempio la rosetta, che è quella parte del palco dei cervi moderni molto sviluppata, che si vede forse qui nell'immagine, che da dove il palco poi si perde di anno in anno, la zona in cui si stacca proprio il palco alla fine della stagione riproduttiva. Molto probabilmente questa caratteristica, come nei cervi moderni, era presente solamente nei maschi, cioè soltanto i maschi presentavano questi protopalchi, chiamiamoli così, e forse, anche se c'è un po' una diatriba su questo tema, già il Procervulus aveva questo meccanismo di perdere i palchi annualmente. Ripeto, come i cervi moderni, non so se lo sapete, ma solo i maschi presentano questa caratteristica, hanno queste grandi corna, che non sono poi corna, che vengono sviluppate di anno in anno per la stagione riproduttiva, e finita la stagione riproduttiva i maschi perdono i palchi e li rigenerano l'anno successivo. L'altra caratteristica molto peculiare è la presenza di queste che vengono definite zanne, perché sono dei canini molto sviluppati, molto allungati, che in realtà nei cervi moderni non si osservano quasi mai, soltanto in alcuni ruminanti asiatici, come ad esempio il Moschus, Muschiferus, che in realtà non è neanche un cervo, è un ruminante che fa parte di un altro gruppo a sé stante, che però presenta queste zanne, questi canini molto sviluppati, che è una caratteristica considerata molto arcaica, perché appunto poi i cervi sviluppano in realtà dopo dei palchi molto più
più grandi, con punte più numerose, perché questi canini probabilmente venivano utilizzati sempre nella stagione riproduttiva, nei combattimenti tra individui maschi, come avviene per esempio oggi nel Moschus. Ho realizzato quindi la ricostruzione di questi animali di piccola taglia, vedete 50 cm più o meno alla spalla, quindi dimensioni più o meno quelle di un capriolo, sotto la guida dalla supervisione della professoressa Beatrice Azzanza del Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Saragozza. Perché? Perché è una delle maggiori esperte di cervi fossili in Europa, e perché di questi animali abbiamo reperti fossili così frammentari che comunque io ho bisogno di una guida di un esperto per appunto interpretare il resto fossile correttamente e ricostruire questi animali. Quindi faccio vedere un po' del dietro le quinte di come più o meno ho lavorato. La prima cosa, utilizzando appunto delle immagini del cranio, per esempio, esposto a Monaco, che è quello più completo, più vari reperti isolati, è realizzare dei bozzetti molto semplici, molto schematici, semplicemente per fissare quelle che sono le caratteristiche anatomiche principali di questo animale. E qui in rosso vedete le correzioni, che funziona un po' come il sistema di peer review del journal, quando invii l'articolo alle riviste, le correzioni invece della professoressa Beatrice, che mi diceva quali parti andavano bene e quali invece dovevano essere modificate. Per esempio, in questo caso avevo interpretato male l'immagine, i palchi erano al contrario, cioè nel senso questi pugnali in realtà dovevano andare nella parte posteriore, oppure qui dovevano essere più allungati, perché in questo esemplare non si capisce dalla foto, ma in realtà questo pugnale è rotto, quindi doveva essere più allungato verso l'indietro. E qui sono, per esempio, questo è un bozzetto un po' più definito, qui ho ricostruito tre specie di Procervus, Brae lucidus, Ginsburgi e Dicotomus, che presentano delle caratteristiche particolari ognuno di questi, e con altre correzioni, quindi per farvi capire che è comunque un lavoro abbastanza lungo, non è semplicemente disegnare qualcosa, ma è rapportarsi sempre con un ricercatore o comunque con uno studio anatomico preciso per correggere eventuali errori. E per esempio qui la taglia dovevo ridurla un po', era troppo grande l'animale, il canino doveva essere più lungo, doveva appunto essere più visibile, e le aste invece dovevano avere appunto una direzione più verticale. E da qui quindi appunto si riporta a questa ricostruzione finale fatta di queste tre specie. Recentemente però sono entrata in contatto con la dottoressa, sempre perché appunto parliamo di ricercatrici del mondo delle donne nel mondo della scienza, con la dottoressa Gertrude Rosner, che è curatrice della collezione paleontologica del Bavarian State Collection of Paleontology and Geology a Monaco, dove appunto c'è questo individuo quasi completo di Procervus Dicotomus, che mi ha aiutato per fare una ricostruzione un po' più accurata in base a delle misure del post-craniale dello scheletro dell'animale che mi ha fornito, che mi è stato molto utile per ricreare meglio le proporzioni di questo animale. Come ho lavorato? Ho realizzato prima di tutto, grazie appunto all'aiuto della dottoressa Gertrude Rosner, uno scheletro completo ipotetico di questo animale. Qui ho colorato le ossa di cui avevo appunto le misure, e che quindi mi hanno aiutato, mi è stato possibile grazie a queste misure controllare bene la proporzione degli arti posteriori rispetto agli arti anteriori e rispetto alla testa dell'animale. Il resto dello scheletro, di cui non sappiamo nulla, non abbiamo informazioni, è un po' un mix, specie di chimera rispetto, fatta con resti fossili di altri cervi oppure con cervi moderni, diciamo fatto in modo da essere conforme a quella che probabilmente era il resto della forma dell'animale. Una caratteristica molto interessante che non vi ho detto, però questi è una caratteristica che forse non conoscete, però i ruminanti, gli artiodattili, che è il gruppo in cui fa parte i cervi, presentano quattro dita, di cui due
fuse non più mobili. Invece nel caso del Procervulus, probabilmente il quinto e secondo dito laterale, che nei cervi moderni oggi non è più mobile, probabilmente era ancora separato, era quasi mobile, quindi in realtà questo animale sembrava che probabilmente aveva quattro dita funzionali invece che solo le due centrali, come si vede negli artedattili moderni. E questo lo sappiamo però per resti di un altro cervo fossile, sempre del Miocene, molto, molto arcaico. E quindi, facendo questa comparazione, appunto parlando con la dottoressa Gertrude Rosner, probabilmente anche questa specie aveva questa caratteristica e quindi l'ho inserita. Il passaggio successivo è quello che io faccio in maniera molto schematica, perché diciamo non mi occupo di ricostruzioni anatomiche molto precise, mi interessa più l'aspetto finito, a meno che ovviamente non è quello l'obiettivo di ricostruire nello specifico i gruppi muscolari. Io lo faccio in maniera molto molto schematica, utilizzando appunto il libro che vi dicevo prima, in cui sono presenti varie tavole con estensioni anatomiche di animali attuali. Ho ricostruito quello che probabilmente era la muscolatura di questo Procervulus, di questo animale, in maniera molto molto schematica, e quindi si arriva a quella che è la ricostruzione finale dell'animale aggiornata rispetto a quelle che sono le informazioni che ho raccolto con lo studio fatto con la dottoressa Gertrude Rosner. Proprio spero che da qui si vede più o meno com'è la sintesi del lavoro del paleoartista, cioè che è un connubio di vari mondi, in cui in realtà la parte artistica è quasi la parte finale, nel senso che c'è prima tutto uno studio scientifico che io come ricercatrice, come diciamo avendoci una base scientifica, riesco anche a intraprendere da sola, ma che molti illustratori che invece vengono da un mondo prettamente appunto artistico magari hanno bisogno veramente di un confronto quasi totale con il mondo della ricerca, anche perché molte informazioni appunto si trovano soltanto sui paper, sui lavori pubblicati in riviste, che quasi mai sono accessibili sia fisicamente, perché appunto molte volte non c'è l'accesso libero a queste riviste, ma anche a livello di lettura degli articoli. Chi ha una base scientifica riesce comunque a leggere e interpretare i risultati di un articolo scientifico, chi invece viene da un mondo normale, non accademico, magari ha più difficoltà a avere questa lettura critica. E con questo ho concluso, quindi se ci sono domande o informazioni che volete sapere in più, fatele tranquillamente, spero di essere stata abbastanza chiara nello spiegare un po' il mondo della paleoarte. Anche a livello femminile ho cercato di selezionare quasi sempre appunto sia paleoartiste che ricercatrici che lavorano comunque in contatto con questo mondo. Beh, io ti ringrazio Flavia, perché anche non è stato facile, abbiamo inaugurato il webinar del MUST con la caotica intromissione di personaggi, poi faremo i passi necessari, però pare che sia un'abitudine che si sta diffondendo, e vabbè, troveremo un modo domani, anche a partire già da domani, di filtrare. Ci vuole il butta fuori, prof. Sì, il servizio d'ordine. Qualcuno adesso magari è rimasto fuori. Io adesso, dopo le persone che hanno cercato di entrare, io le ho filtrate, e poi con lo scambio che avete visto in chat sono riuscito a far entrare qualcuno. Magari qualcuno è rimasto inopinatamente fuori perché con degli strani soprannomi. Insomma, io Go Pokémon non l'ho fatto entrare, ora non so chi sia, però nel dubbio. E altri che non vi sto a dire, perché mi vergogno a dire altri tentativi di ingresso in questi minuti. E a parte questo, tornando alle cose serie, a noi c'è una domanda da prima di non so come ti chiami nella vita normale, però insomma c'è la mano alzata, Mattaurus, vai. So che sei uno studente di Padova, credo, quindi volentieri ti do il benvenuto. C'è una domanda che volevi fare prima, hai alzato la mano. Vediamo se sta ancora connesso. Ah, non ha il microfono, va bene. Sì. Io pensavo che avessi avuto il tempo, va bene. Intanto, se ci sono altre domande. Ma penso che sta scrivendo la domanda. No, però chiedevo agli altri, no, se c'erano qualche domanda, magari mentre lui scrive, gli altri leggono. No, nel senso,
Io quello che dico sempre è che ovviamente, ok, facciamo noi intanto, chiaramente almeno per quello che posso vedere io, la paleoarte, per quello che riguarda il settore, abbiamo detto i dinosauri sono un mondo a sé, e devo dire che però per completezza di informazione i paleoartisti italiani, penso a Davide Madonna, ma Panzarin, a Fabio Pastori, ce ne sono tanti di stili diversi e di sensibilità diverse. Vincono premi, cioè sono molto ambiti all'estero, devo dire, non per un inutile senso di nazionalismo, ma devo dire che sono tra i migliori al mondo e la competizione è molto elevata. Il mondo dei mammiferi ha avuto, come dire, minore attenzione fino adesso, fino a forse 15, ormai 20, 25 anni fa addirittura, con l'attività di Maurizio Antonio, che hai citato, perché effettivamente è stato uno dei pochi che dava corpo, dava aspetto, dava una faccia, diciamo così, ad animali che altrimenti erano nomi delle liste faunistiche. Io ricordo da studente a metà degli anni 80, quando c'erano le liste faunistiche, dico, c'è questa specie, Meganthereum cultricans, che vuol dire? Poi vedevi che era una tigre dei denti a sciabola fatta in un certo modo, magari i reperti non erano completissimi, però la paleoarte, come dire, dava un aspetto, dava senso e faceva iniziare a fare delle ricostruzioni ambientali. Quindi, però per fare questo tu mi insegni, cioè, no, ho bisogno di uno studio anatomico, cioè non, dalla fase degli artisti con la tigre, bellissima, no, ma che è una tigre vestita da carnevale, da smilodon, diciamo, con i denti attaccati, in realtà poi c'è uno studio anatomico delle strutture, delle articolazioni che viene fatto per tutte le forme del passato, no, per dare poi come dire, una sostanza scientifica a quella ricostruzione. Diventa un'attività scientifica a tutti gli effetti. C'era C'è la collega. una domanda, penso, sui software, leggevo perché mi arrivano. Ok, scusate, qui che sto guardando. Dice, a Ah, livello di ok. software, quali secondo lei più idonei? Allora, in realtà i software adesso sono quasi tutti idonei, nel senso che oramai la pittura digitale si è, diciamo, sviluppata abbastanza, che tutti i software reggono questo tipo di tecnica. Io uso, poi non so se possiamo fare pubblicità ai programmi, però oramai No, più per pubblicità si parla di un'analisi tecnica, insomma. però è questo. Allora, Photoshop sicuramente, anche se Photoshop è molto generico come programma, io uso Clip Studio Paint, che è un programma molto simile a Photoshop, che però funziona meglio solo per, cioè è focalizzato solo per la pittura digitale, mentre con Photoshop funziona anche per modificare immagini, foto e tutto il resto. E ce ne sono anche se Procreate, se però funziona solo con i prodotti Apple, con l'iPad, con questi tablet moderni. Però ce ne sono altri gratuiti open source tipo Krita. Questi, diciamo, sono quelli più popolari e quelli che secondo me funzionano bene. Poi c'è chi si trova meglio magari con altri programmi più di nicchia, però già Photoshop o Clip Studio Paint vanno benissimo. C'è una domanda poi della collega, che forse può fare lei direttamente, ho visto la mano alzata della collega Fornasè, la No, saluto io. nell'occasione. Buonasera a tutti. Io volevo Grazie. solamente collegarmi a quanto aveva detto appunto lei, professor Sardella, sul fatto che ci vuole uno studio anatomico nel caso anche della tigre con i denti a sciabola. Ed è un esperimento e un'esperienza che noi abbiamo fatto proprio seguendo una tesi di laurea di Mattia Cassaro, che adesso farà la sua domanda, non so cosa voglia dire. Lui si è laureato, ha fatto la laurea magistrale all'Accademia delle Belle Arti di Venezia. E quindi c'è stata una collaborazione tra noi qui, Dipartimento di Geoscienze, Museo di Geologia e Paleontologia, con l'Accademia delle Belle Arti di Venezia. E quindi lo studio che è stato fatto per la ricostruzione in 3D dello Smilodon fatalis che è conservato da noi, è stato fatto seguendo questo criterio, insomma, proprio di collaborazione tra la parte di studiosi paleontologi e la parte artistica, la ricostruzione, perché loro fanno anche proprio, seguono dei corsi di anatomia, di confronto, eccetera. Questa è la strada, senza voler citare un politico che è andato in Arabia Saudita, ma diciamo c'è un nuovo rinascimento per certi aspetti, ma in realtà nel senso che nel rinascimento abbiamo visto, no, c'era questo legame, arte e scienza erano molto più, come
strettamente connessi, no? Una forzata dicotomia è accaduta dopo ed ha prodotto anche danni. Cioè, nel senso che adesso penso ai grandi artisti che facevano la dissezione dei cadaveri, no? Per poi rendere con pittura o con una scultura al massimo, no? Le forme umane in particolare. Ecco, la stessa cosa immagino, adesso non so se Flavia si è messa a dissezionare i cadaveri, però la conoscenza delle strutture anatomiche è fondamentale, è vero? Sì, no, è la strada giusta, anche perché, per esempio, io ho una formazione artistica, però non formalizzata, nel senso che non ho frequentato accademie o corsi specialistici, l'ho sempre fatto, diciamo, in maniera autonoma, e mi rendo conto, per esempio, dei limiti che ho rispetto a chi viene invece da un'accademia, formazione prettamente artistica, che fa degli studi più precisi per quanto riguarda l'anatomia, però nel mio caso specifico, io venendo comunque da una parte scientifica, alcune cose riesco, per esempio, a studiarmele, cioè a interpretare il mio risultato da sola e a unire i due mondi, diciamo, un'unica persona. Però sì, è quella la strada, cioè la palla d'arte non è solamente il bel disegno, è lo studio che c'è dietro, oltre appunto la forma artistica finale. Leggo la domanda. Sì, no, in realtà la domanda era quella che è stata posta in qualche modo, e certamente dico a Mattaurus che si può collegare con me o con, anche soprattutto con la dottoressa Strani, magari. Ora sì, possiamo tra noi possiamo dare i indirizzi, perché se prima avevo dei problemi ci troviamo poi la posta inondata di messaggi, però voglio dire, sicuramente. No, non c'è problema. Ripeto, il problema che io mi rendo conto è che venendo da un mondo fuori dall'accademia scientifica, per esempio leggere un articolo scientifico dove ci sono le informazioni, per esempio, sulla lunghezza degli arti o le articolazioni, come funziona un certo tipo di movimento ipotetico, è difficile, perché comunque l'articolo scientifico non è quasi mai accessibile se non c'è una preparazione scientifica prima. Però quello non è un problema, anzi ricordo anche lo Smilodon del Museo di Padova, mi sembra che l'ho visto in qualche visita. Poi c'è una domanda di Alfio Moscarella, che è un dottorando di Sapienza, che non conosciamo, però. No, scherzo. No, più che una domanda, era una semplice osservazione che vorrei fare su questo seminario di oggi. Perché oltre a, diciamo, presentare al grande pubblico un po' le ricostruzioni del passato, ho notato che ha presentato al grande pubblico anche un concetto più astratto, che sono quei dubbi e quelle certezze che ruotano attorno al mondo della paleontologia, che spesso la gente non conosce. Infatti magari qui emerge anche quanto sia importante un paleoartista che sia paleontologo, però. Perché quante volte un paleontologo sta lì davanti a un cranio, davanti a uno scheletro, a chiedersi: ma tu come cavolo eri? Che cosa cavolo facevi una volta? Come ti comportavi? E spesso non ha i mezzi per fare un'ipotesi corretta o per spingersi oltre. E nella ricostruzione di questi disegni si vede spesso quanto questi dubbi prendano forma, una forma grafica. Come magari un paleontologo vero che si occupi di ricostruzioni paleambientali riporti quei dubbi o anche quel modo più corretto di fare scienza, facendo spesso un passo indietro piuttosto che dire una stupidaggine, lo riporti anche nei suoi disegni, disegnare un determinato palco di cervo in un certo modo senza farsi prendere troppo dalla fantasia, perché magari mancano delle prove concrete, oppure nel non sbilanciarsi troppo con dei colori, oppure anche come nel caso di Maurice Anton, dividere i colori dei Canis Dirus e Canis Lupus, che appunto per far notare che erano separati, che è una scoperta che è stata fatta proprio ultimamente, che spesso è un dubbio che in paleontologia si ha tantissime volte, non avendo la genetica a disposizione. Quindi niente, non è una domanda, è un'osservazione che mi ha affascinato, questa cosa mi ha affascinato molto, perché mai come oggi ho visto come la paleoarte abbia mostrato a tutti quanti non solo tanti animali del passato, un mondo del passato, ma anche quello che un paleontologo spesso, le difficoltà che ha un paleontologo spesso proprio nel lavorare. Solo questo.
Sì, diciamo che poi una mia osservazione, intanto ripeto, a livello italiano noi abbiamo tantissimi bei artisti, io in questa presentazione, visto che è la giornata internazionale delle donne, ho cercato solo di, diciamo, di focalizzare l'attenzione su quelle che sono le figure femminili, perché in questo mondo in realtà sono, come nel mondo scientifico, molto poche, perché appunto la maggior parte dei casi necessita che comunque una persona abbia un interesse per il campo scientifico e noi sappiamo tutte le problematiche che c'è a fare interessare, a continuare a fare interessare le ragazze al mondo scientifico anche a un livello più alto. Però sì, per esempio, per quanto riguarda le teorie, l'altro problema diciamo delle ricostruzioni paleartistiche è che dai media o comunque in generale a molte volte vengono prese come oro colato, cioè nel senso una ricostruzione di un animale, ah ok, quindi così era l'animale. In realtà sono tutte ipotesi, cioè nel senso nella maggior parte dei casi noi per esempio, il Procerbus, il fatto di vedere il colore, me lo sono inventato praticamente io, basato su quello che sono appunto i colori generici di cervi moderni. Ho aggiunto queste macchie bianche per strie bianche per caratterizzarlo un po', però non è detto, cioè non abbiamo nessuna prova che sia quello, per esempio, il colore del pelo o altri dettagli particolari. Questo, per esempio, viene tantissimo nel mondo dei dinosauri, che sono talmente tanto popolari fuori dal mondo della scienza, che anche per esempio gli articoli di divulgazione scientifica molte volte divulgano male questi concetti, nel senso che dicono: ecco, questo è il nuovo tirannosauro, così era il tirannosauro. In realtà quelle sono ipotesi visive, raffigurazioni visive di ipotesi scientifiche. E va, diciamo, andrebbe sottolineato più spesso che qualsiasi ricostruzione paleartistica in realtà è un'ipotesi visualizzata, non è la realtà dei fatti, che evolve nel tempo, perché il Canis Dirus fino a ieri noi pensavamo che era appunto un lupo un po' più grande del lupo attuale, invece date le prove del DNA antico di oggi ci dicono che invece era un altro animale quasi completamente diverso, sebbene morfologicamente molto simile. Beh, sul mondo dei dinosauri c'è tutta la questione, ecco, adesso è entrata una domanda, ma adesso c'ho le altre domande prima, sul fatto che tutti i dinosauri, lo stesso Jurassic Park, per citare una cosa ormai abusata, insomma, ha fatto dinosauri che non sono più, già all'epoca probabilmente non erano al passo con quelle che erano le conoscenze scientifiche, cioè oggi vedere un dinosauro di medie dimensioni, soprattutto tra quelli carnivori, però poi probabilmente l'avremmo scambiato per un'oca, per un fagiano, per uno struzzo, per un tacchino, insomma, ecco, cioè le penne sono un elemento importante, e per quello che se ne sa, e tutti i ritrovamenti fossili cinesi in particolare, ma insomma, dicono che questi animali avevano delle coperture, come diceva Evelyn, giustamente, le piante, poi è un No, mondo, insomma, è un sì, mondo. le piante, che poi è un mondo affascinante, ripeto, io perché non mi sono mai specializzata sul discorso vegetazione, però in realtà la ricostruzione delle piante è un problema, perché per esempio in molte ricostruzioni anche mioceni, cioè del Cenozoico, non solo nel mondo dei dinosauri, i fondali sono foto della quercia sotto casa, ridisegnata e inseriti gli animali nella foresta di querce, però in realtà anche lì la vegetazione non era la stessa che vediamo noi, cioè le piante si sono evolute e sono cambiate nel tempo come gli animali, solo che diciamo molto spesso vengono considerati elementi di contorno nelle ricostruzioni paleartistiche, e quindi c'è un cespuglietto, un alberello. Faccio mea culpa perché, ripeto, io faccio così, in quelle poche ricostruzioni ambientali che faccio ogni tanto metto le piante un po' sottotono, però in realtà sì, quello è un altro mondo che andrebbe valorizzato anche tanto. C'è una domanda di Isacco Alberti, mi pare che si chiami, con... Prego. Sì, salve. Ah, Io mi scuso prima, ma sei finito nel servizio d'ordine, no, insomma. nessun problema, anzi mi scuso io perché ero anche un Non ci po' in ritardo. mancherebbe. E do voce anche a Mattia Cassaro perché è un mio collaboratore, siamo stati all'università assieme e abbiamo notato come anche all'Accademia di Belle Arti, per esempio, dove viene fatta una formazione artistica, sia tutta quanta impostata dal punto di vista dello studio anatomico, spesso sulla mente del corpo umano, ad esempio. È stato bello vedere che abbiamo trovato sia con il Museo di Storia Naturale di Venezia e dopo anche con la collaborazione con quello di Padova. Un interesse verso appunto il rapporto tra istituzioni accademiche, quindi legate all'arte, al disegno e istituzioni scientifiche, che è un qualcosa che sembra quasi che per tantissimi anni sia mancato. E quindi la domanda che volevo fare
alla paleoartista era i contatti che costruisce con appunto studiosi e istituzioni scientifiche, come li costruisce, insomma, da cosa nascono, se nascono solamente dalla sua formazione scientifica oppure anche attraverso altri mezzi, insomma. Per quanto riguarda il mio caso personale, sono quasi tutte collaborazioni che nascono prima come collaborazioni scientifiche e poi si evolvono, cioè nel senso che comunque per esempio Beatrice Zanza è perché io ho lavorato all'Università di Saragozza, quindi parlavo lei tutti i giorni e c'era questa necessità, per esempio, semplicemente lei diceva, come diceva il prof, io ho queste liste di faune, cioè Procervulus, Dicotomus, Procervulus gingisburgii, ma non c'è una figura di riferimento, ci sono soltanto frammenti di fossili. Servirebbe realizzare appunto sia per il livello divulgativo, ma anche per noi per avere un riferimento visivo di quello di cui noi parliamo abitualmente, una ricostruzione. Però sì, per quanto riguarda me personalmente, i contatti sono quasi tutti del mondo scientifico, cioè all'interno dell'Accademia, scrivendo, parlando. Io Gertrude Rosner semplicemente l'ho contattata perché appunto, visto che c'era questo cranio completo al Museo di Monaco, lei lavora molto con i ruminanti fossili del Miocene, anche lei, le ho scritto e ho detto guardi, io sarei interessato a fare questa ricostruzione per questo progetto e da lì diciamo, è iniziata questa collaborazione. Così, in realtà a me quello che manca e che sento veramente che ho il limite è il contatto col mondo artistico puro, vero, ma perché non c'è, diciamo, una specie di link diretto con questo mondo, se non per esempio in questi casi in cui ci sono queste tesi molto particolari, in cui c'è questo connubio tra l'Accademia delle Belle Arti e l'Accademia dell'Università. Quello mi manca. Conosco, cioè, ovviamente so che nell'Accademia delle Belle Arti l'anatomia è praticamente quasi sempre umana, non so se ci sono corsi specifici di anatomia animale, sarebbe interessante introdurli, anche perché comunque è anche interessante per capire poi a livello evolutivo come questi organi si spostano, come si muovono, come comunque c'è tutto uno studio anatomico che si può fare anche a livello scientifico e trasportato poi a livello di illustrazione. Però, ripeto, i miei contatti sono quasi tutti col mondo scientifico, non con quello dell'Accademia di Belle Arti. Però c'è da Sarebbe. dire, ah, scusa, no, c'è da dire una cosa che per esempio finché si parla di animali, non so, fino al Miocene, parliamo di animali degli ultimi 25, massimo 30 milioni di anni, andando pian piano indietro, abbiamo dei riferimenti nel mondo attuale che ci aiutano a capire, no? Se la struttura di un arto, le ossa, le articolazioni sono simili a una forma attuale, uno deduce che quell'animale si potesse muovere in qualche modo come quella stessa forma attuale, così come il colore, come ha detto anche prima. Flavia, insomma, è un cervide, prende i pattern delle colorazioni dei cervidi, poi si scopre che quello era pomellato, magari era a strie. Andando indietro nel tempo, io ricordo che no, il Drepanosaurus, c'erano degli animali che sono complicati, anche non si inseriscono bene, sono molto più antichi e hanno delle strutture che non si ritrovano in animali attuali. Allora lì diventa problematico anche ricostruirli, perché uno li illustra, poi come funzionassero, diciamo così, diventa un problema. Però appunto la scelta è interessante perché io mi ricordo anni fa, sui dinosauri questo è un mondo poi complicato, no? A parte la storia classica dell'iguanodonte, che è stato il primo dinosauro conosciuto e poi pian pianino era un'iguana gigante, poi diventa un'iguana con le arti massicci, poi diventa un canguro con i pollici ossificati, però poi insomma, si fanno gli studi anatomici e si rimette con un quadrupede che quando corre va di fretta, può essere bipede, insomma. C'è tutto un mondo di 200 anni di analisi che oggi sappiamo ci danno delle indicazioni chiare, no? Cioè, dico, lo studio anatomico deve essere alla base. Io non posso ricostruire un dinosauro di pura fantasia, ma va, cioè, i paleoartisti seri, quelli che sono accreditati, insomma, che vengono poi chiamati a fare le illustrazioni sulle riviste e vengono coinvolti nelle attività dei musei, beh, sono quelli che prima studiano l'anatomia e poi quindi mettono dei vincoli. Diciamo che l'attività del paleoartista, a parte trovare la modalità di comunicare, no? Quindi l'impostazione dell'immagine, la visione dal basso, il chiaroscuro, tutte queste cose, la composizione vera e propria, c'è anche il fatto di ridurre al minimo gli elementi aleatori. Non so come dire, la fantasia è presente, ma la colorazione rimarrà forse l'ultima a cadere, ma tutta una serie di movimenti degli arti, di attività di corsa, di salti, eccetera, eccetera, sono vincolati a uno studio anatomico.
e quindi non si possono improvvisare più di tanto, vanno vincolati, e quello che rimane appannaggio della fantasia è quello che ancora al momento il fossile non ci può dire. Però, ripeto, più si va indietro nel tempo e più si apre un mondo dove gli elementi da conoscere sono di più. È chiaro che ricostruire un cervide del Pleistocene, che è molto simile, è un cugino, diciamo così, delle forme attuali, ci dà delle indicazioni. Abbiamo visto l'altro elemento molto interessante, l'uso dell'arte rupestre, no? Dell'arte degli antichi nostri Homo sapiens, che danno informazioni. Pure quelle sono da interpretare, no? Però è interessante perché c'è pure quella, la ricostruzione fatta da chi l'ha visto, li ha visti direttamente quegli animali. Sì. Dunque, c'è un'altra domanda che stavo vedendo qui nella lista delle domande, a parte Luana che giustamente la professoressa Belli dice: ho un pannello di 1 metro per 1 metro sull'evoluzione dei viventi e cerco qualche museo a cui donarlo. Io do voce a Luana perché è lì rappresentato. Anche lì, detto tra noi, poi c'è anche uno spazio artistico. Adesso mi immagino che lo studio dell'anatomia, no? Lo studio dell'anatomia, per chi fa arte, magari oggi, dice sì, io la studio, però io magari ho altre espressioni artistiche, quindi l'idea del vero, adesso qui entro in un campo che non è il mio, però mi chiedo anche che uno vuole fare arte contemporanea, non è detto che magari voglia interessarsi più di tanto allo studio dell'anatomia umana e dell'anatomia animale. Un po' quello che succede nella musica, dice magari io mi metto a suonare, che ne so, campionando, lavoro sugli strumenti elettronici e invece di suonare il violino o il pianoforte, diciamo, vado direttamente, salto questi passaggi che sembrano un po' antichi, ma invece sono fondamentali. Non lo so cosa succede nel mondo dell'arte. Però, ecco, qui l'altra cosa che chiedeva Giuseppe Briatico, non so se vuole fare lui in prima persona la domanda, se no la faccio io, la leggo io. E cioè chiedeva se in base alle tue esperienze, Flavia, le riviste scientifiche hanno delle regole, dei limiti in riferimento all'inserimento delle illustrazioni negli articoli scientifici. Beh, allora, le riviste generalmente il limite ce l'hanno per le figure in generale, cioè nel senso non articoli più di un tot di figure non possono essere inserite. Il problema che io vedo con le riviste è sempre una questione di copyright, cioè nel senso che varia da rivista a rivista, però molto spesso può capitare che magari un'immagine inserita in un articolo, poi il copyright può essere ceduto automaticamente alla rivista, quindi bisogna fare attenzione quando si inseriscono ricostruzioni negli articoli scientifici, non negli articoli divulgativi. Oppure semplicemente si inseriscono, però si dice ok, questo è modificato da, preso da, il copyright rimane all'autore. E queste sono quelle problematiche più burocratiche, chiamiamole così, che però sono importantissime, perché poi sono legati poi al discorso commercio, perché comunque se loro tengono il copyright con quell'immagine la possono usare come vogliono a prescindere dal permesso dell'autore. Ma questo è un elemento che hai fatto bene, Flavia, a sottolineare, nel senso lo diciamo a tutti, no? Uno, anche l'articolo, no? Che scrive per una rivista, poi la rivista diventa proprietaria di quell'articolo, tant'è che per esempio uno lo può condividere in maniera amichevole, no? Ma formalmente non può mettere il PDF pubblico su una rivista, è successo nel passato, poi arriva del proprio articolo, perché poi arriva la rivista e fa storia, perché diventano loro proprietari. Per un artista che fa una ricostruzione, questo diventa talvolta un problema, perché poi cede il proprio lavoro, no? All'uso che teoricamente ne potrebbe fare la rivista. Sì. Devo dire che oggi come oggi poi le illustrazioni servono più quasi da comunicato stampa, cioè se va sul giornale uno fornisce, saluto la collega, dicevo, se fornisce all'ufficio stampa quelle immagini, è chiaro che buca, nel senso che se va sul giornale una bella immagine, poi l'attenzione viene catturata. Se invece appunto arriva un trafiletto dove c'è un frammento di osso, un guscio di conchiglia, un frammento di legno, adesso per dire di tutte le forme fossili che possiamo immaginare, o un foraminifero, insomma, roba, la fotografia di un guscio al microscopio già fa un po' più effetto, però chiaramente devono essere immagini accattivanti, cioè viviamo un mondo in cui, lo sapete, non lo dobbiamo certo scoprire adesso, in cui l'immagine diventa uno strumento di comunicazione molto forte, cioè quello che permette agli organi di stampa, ai media, per esempio, di accorgersi della ricerca, magari una ricerca molto interessante che non è raffigurabile facilmente, perde appeal. È strano da dire, ma è così.
così come le piante, come diceva Evelyn, la collega, che saluto, in molti casi, io scherzando dico, sembra un po' quei progetti degli architetti dove fanno vedere lo stadio, la via, e poi mettono le piante che sono dei pallini, che sono tipo delle, sono raffigurazioni sintetiche di quello che potrebbe essere il viale alberato, insomma, chiaramente per uno che studia botanica è una sofferenza in questa cosa. Poi un'altra questione importante, per esempio, poi non parlo di questioni economiche, però la cosa da far capire poi per quanto riguarda la ricerca è che questo è un lavoro che porta via tante ore, cioè nel senso non è uno schizzo, è finito lì il disegno. Sono lavori che, cioè professionisti comunque per i comunicati stampa o per altre cose si fanno chiedere, cioè devono essere pagati, commisurati in base alla ricostruzione. In molti casi, per esempio, in quello mio del progetto in Spagna era inserito in un progetto di ricerca, quindi c'era la copertura, era quella, però è bene insomma sapere che è un mondo che funziona anche così, non è solamente di, cioè che la divulgazione scientifica in realtà non è una cosa gratuita, è un qualcosa che deve essere valorizzata all'interno di progetti di ricerca, di progetti veri, perché appunto la comunicazione è tutto. Puoi scrivere l'articolo scientifico bellissimo di Nature, The Science, però se non è comunicato a tutto il pubblico rimane a livello internos accademico e allora la scienza perde un po', diventa troppo ristretta, quando invece dovrebbe essere un po' più accessibile. Diciamo è uno strumento che può essere, in molti casi è appunto uno strumento di link tra il mondo scientifico e poi il mondo comune non accademico. Anzi, che la paleontologia si presta, perché tutto sommato fornisce elementi per la fantasia, per cui si tratta di incanalare la fantasia, no, con dei vincoli che sono scientifici, quindi il disegno è fantastico, nel senso che suscita anche emozione, però, come dicevamo prima, bisogna ridurre all'essenziale l'elemento di interpretazione. Questo è l'obiettivo e il limite verso cui tende, diciamo così, il lavoro del paleoartista. E c'è pure una domanda della maestra Titti. Dunque, intanto complimenti a Flavia, davvero è stato piacevolissimo. Mi è piaciuta la cura dello scegliere dei riferimenti che fossero femminili, data la giornata così importante dell'11, quindi voglio dire. E c'era una cosa che volevo sapere, ma non ci sono dei corsi specifici che si possono fare? Cioè, come siete organizzati? Nel senso che io, per esempio, io insegno alle elementari, Raffaele lo sa, e ho avuto dei casi di bambini speciali che avevano un tocco per il disegno naturalistico, perché guarda, hanno riprodotto degli animali, addirittura c'è un dinosauro fatto da un bambino scaglia per scaglia, e che veramente lascia senza parole. Allora mi chiedevo, ma se volessero fare un percorso, perché voglio dire, va bene, puoi fare il liceo artista. Ma si è perso il microfono. Si è perso sull'artistico. Vai. Ecco, quindi volevo sapere, ma ci sono delle occasioni? Perché io temo sempre che poi con la digitalizzazione ognuno faccia un po' le cose per sé, no? Il mondo digitale è come se poi non ci siano occasioni di incontro, di scambio. Non so, questa può essere l'idea della vecchia maestra. Però, non lo so, delle occasioni in cui i paleoartisti si possono, cioè che gli artisti si possano incontrare. Mi chiedevo, ma l'università, per esempio, Raffaele, voi col museo vostro, organizzare delle cose del genere, in modo da anche far nascere delle occasioni. Io, per esempio, mi sono permessa di invitare questo mio ex allievo, no? Perché ormai è grande, e mi ha detto che un mondo questo. E allora mi domandavo, davvero, ma questi giovani, queste nuove eccellenze, perché poi insomma certe eccellenze si vedono subito da piccoli, possono trovare dei posti dove andare a scoprirle queste cose? Perché insomma voglio, questo per esempio è stata un'occasione di scoperta, no? Di un mondo. Infatti, magari, visto che
L'abbiamo iniziato a fare per quello, perché il problema è che certe volte tocca pensare anche a sostenere quelli che sono gli insegnanti, perché per esempio, cioè io alla fine, come dire, molti giovani di valore che stanno che sono sempre meno giovani, più passa il tempo. Scusatemi, non mi sono evidenziata, Ah no, perdonatemi. eccoci. Ciao, ciao. No, No, dicevo, capito, è a diversi livelli, a diverse scale, cioè tante cose potrebbe fare. L'università si occupa di alcuni aspetti, noi come museo, come persone appassionate di scienze della terra, tutti quasi, praticamente tutti i colleghi, fra l'altro, fanno molto di più. La cosiddetta terza missione, c'è stato detto, è volontariato in realtà, però voglio dire, quasi tutti i naturalisti, i geologi, come dire, divulgano perché sono appassionati, quindi ne parlano anche fuori. Costruire delle iniziative di questo tipo che stiamo pensando, chiaramente, e considerando che ci stanno tante questioni insieme da fare, noi facciamo 7-8 lavori contemporaneamente. Sì, no, per Capito? Il carità. problema sarebbe quello, però l'idea c'è, quella di costruire qualche cosa di questo tipo. È No, chiaro anche che... pensavo, no, No, perché sono anche trasmissioni di conoscenze che, capito, poi rimangono, ti ripeto, io sono sempre molto preoccupata del fatto che poi la circolarità non passi attraverso i contatti umani, che invece sono fondamentali. Allora, per carità, ben vengano situazioni come queste, i webinar che servono a incontrarsi, a conoscersi e poi sempre con la speranza di rivedersi in contatto diretto. Però voglio dire, sono sempre piacevolissimi i momenti di incontro e di scambio, no, ma è secondo come le telefonate: nel momento in cui non puoi vedere una persona, intanto la chiami al telefono. me. Cioè, Ah, per dire, noi stiamo certo. Sì, cercando di infatti. utilizzare questa specie di letargo obbligato che stiamo vivendo. E devo dire, io, come dire, forse darwinianamente, dal punto di vista evolutivo, questi vincoli, questa situazione spinge no, ci spinge a trovare un adattamento che non significa che non ci incontreremo più, ma che per il momento ci Sì, fa no, per essere carità. attivi. Per Ci fa essere fortuna attivi. esistono, per fortuna esistono Così come anche queste. le nuove tecnologie nella rappresentazione, no? Se Flavia ha fatto vedere prima, poi lo dirà lei, magari le tavolette grafiche, queste cose, in realtà poi danno è come la musica elettronica quando ci sono gli sintetizzatori, a un certo punto, cioè il pianista poi rimane pianista, può diventare pure un esperto di tastiere, ma oppure con le tastiere c'hai direttamente, come dicevamo prima, anche dell'arte contemporanea, ci sono dei riferimenti diversi. Una cosa non esclude l'altra, non so Flavia cosa, non credo che lei disegnava a matita e adesso ha trasportato queste sue conoscenze. No, Sì, ma la... io non metto in dubbio il fatto che non siano funzionali, per carità. Però, ripeto, questo chiudersi sempre negli spazi più angusti delle quattro mura o per questo dicevo, no, invece le occasioni di scambio sono fondamentali, secondo me, ma per i contatti proprio, i contatti anche fisici, che forse in questo periodo mancano più che mai. Perdonami, Flavia, ti ho levato la parola. Assolutamente, no, è giusto, anche perché, ripeto, per me rientra sempre nel concetto della divulgazione, che non è un'operazione gratuita, è un qualcosa che deve essere progettata e che deve essere portata avanti con criterio, cioè nel senso, sì, la passione, però in realtà poi è funzionale anche per questo, perché appunto per quanto riguarda la paleoarte, io personalmente... Non c'è stato, non c'è un qualcosa di fisico, di corsi, non so nelle accademie, ma se c'è stata appunto questa collaborazione tra l'Accademia delle Belle Arti e l'Università, vuol dire che in Accademia non c'era la specifica formazione per il corso di Belle Arti, quindi sono tutte queste cose un po' trasversali. E per me puntare alla divulgazione vuol dire puntare anche su questo, perché ripeto, è un qualcosa che richiede appunto una formazione approfondita sia a livello scientifico che a livello artistico. Non è un qualcosa di semplice, va coltivato ma va anche supportato. Sì, la passione, però appunto, ripeto, non è alla fine, ripeto, il passaggio artistico che potrebbe essere quello più divertente, più uno sfogo, è l'ultimo, perché c'è prima tutto Certo. il studio prima. Ed un lavoro di sintesi poi alla fine, no? Sì, È lavoro di sintesi, perché voglio dire, al resto dell'umanità deve arrivare quello come messaggio. Io poi, lavorando con i bambini, io li ho portati alla mostra che fece la Sapienza dei dinosauri in carne e ossa. Ma è stato uno spettacolo vedere loro quanto erano affascinati. Io
non ti dico quanto, ma insomma, voglio dire, è un lavoro fatto di anni, cioè nel senso, chi lavora su queste mostre non è che fa cose così, quello c'è tutto uno studio dietro che... E come no, ma era bellissimo, bellissimo da ripetere. Magari stiamo magari lavorando per voi, ma davvero, no, considerando... Raffaele, che mi dai un'esclusiva? C'è un cantiere ancora, il museo è in costruzione, però insomma l'idea è quella di avere un museo di queste discipline, delle scienze della terra. Sì, no, ma dicevo come evento, perché un evento del genere, io me lo ricordo, è stato bellissimo, sì, sì, ho portato 20 classi. L'evento non a caso è nato dal nostro dipartimento, dei nostri musei dell'epoca, quindi siamo sensibili a questo, da questo punto di vista. Tra l'altro io sono responsabile della laurea magistrale in scienze della natura e lo slogan che ci siamo dati è la natura come passione, la natura come professione, no? Cioè questa questione è uno dei rischi, e io mi ricordo anni fa amici che dicevano, ah, ci abbiamo, andiamo a sabato domenica a raccogliere fossili, a parte che è vietato, ma c'era questa idea che il paleontologo si occupasse di hobby sostanzialmente, mentre il problema è che in realtà è un lavoro, e nel caso specifico del paleoartista è come dire, io scrivo la musica e l'altra persona le parole, nel caso di Flavia lei scrive musica e parole, e quindi, come dire, c'ha, no, la metrica e la sensibilità poetica le mette insieme. Il problema è che poi sono appunto persone che poi qualcuno ha scritto, qualcuno delle domande era poi, che tutto sommato alludeva a questo, no? Come professione, cioè alla fine uno che è solo un illustratore, alcuni dei migliori paleoartisti, se non ricordo male, che stanno a Milano, stanno in altre città italiane, sono nati come, cioè sono appassionati magari di dinosauri, li hanno iniziati a rappresentare, ma magari poi facevano per lavorare illustrazioni nel campo della pubblicità, nel campo del design, cioè facevano altro, perché ripeto, non c'è, almeno non credo, insomma, a meno che uno non è il top. All'estero ci sono realtà particolari in cui, per esempio, c'hai musei enormi che hanno come dipendente l'illustratore del museo che di lavoro fa quello, cioè nel senso si occupa di tutto ciò che è la grafica del museo, ma intesa anche le illustrazioni, le ricostruzioni, cioè li chiamano resident artist, cioè artisti che vivono e che lavorano per il museo, con contratto del museo, non illustratori che vengono chiamati quando serve, perché in America specialmente l'immagine è tutto, cioè nel senso si vendono proprio l'immagine di qualsiasi cosa, e quindi ci tengono a, diciamo, mettere sul mercato anche questo. Considerate che c'è anche un mondo, per esempio, simile nei restauratori, no? Adesso magari facciamo un webinar su questo, quello me l'avete fatto venire in mente, perché adesso stiamo facendo restaurare dei reperti in museo che necessitavano di intervento, e anche loro dicono, sì, noi restauriamo reperti, ma restauriamo anche, non so, arte contemporanea, tutti gli oggetti organici, cose che no, però, non c'è lo spazio, uno si specializza, diventa un iperspecializza, è il più bravo del mondo, però poi non è che c'ha lavoro. E quindi come dire, gli vengono proposte tante. Ciao Michele, grazie. C'era anche Michele. Sì, non c'è tutta questa richiesta, cioè non tutte quante commissioni possano essere fatte, no? Nel senso che uno dice lavoro una volta all'anno, ma come mangio? E adesso quindi la questione che molti non pensano è che poi uno può essere bravissimo, ma appunto richiede ore di lavoro, approfondimenti, uno studio preliminare, però poi devono essere adeguatamente pagati, e non c'è è un massimo del precariato da questo punto di vista. Quindi, però di questo e di altro, l'idea di fare questi seminari è anche riflettere su questi aspetti, con i ragazzi, perché la scienza poi è bella, però dietro ci deve essere una società che sostiene questa attività. D'accordo. Non so se ci sono altre domande. Ecco, forse sì, vedo, non so, un attimo, no, erano i saluti di Michele. Se non ci sono altre domande... C'è un'altra di mano. Ah, ecco, scusate, perché mi sfugge. Ok, Francesco Catanzaro, prego. Buonasera, mi sentite? Sì, sì. Ok. Allora, intanto la presentazione è stata molto bella, mi è piaciuta. Complimenti. Complimenti per dei suoi disegni, il sarcasto, donna, che mi piace tantissimo. L'avevo conosciuta tempo fa navigando, spulciando i meandri di Twitter, e mi piace molto il suo stile. E le volevo chiedere, non so se è d'accordo,
ho notato che i vari committenti in generale di disegni o di libri, eccetera, si concentrano molto di più sugli artisti delle grafiche digitali. Vero che il disegno in digitale è più versatile, si può correggere più facilmente, eccetera, però gli artisti che usano il disegno in tradizionale passano un pochino un po' più in sordina. Sì, la cosa è che diciamo il digitale adesso è molto più comune, ma anche perché è molto più, per esempio, il discorso è che per la pittura, per esempio, tradizionale, pittura a olio, acquerelli, comunque necessiti di uno spazio dedicato, di uno studio, di un'area in cui tu puoi comunque dipingere e comunque conservare anche disegni, perché fisicamente occupano spazio. Per quanto riguarda invece tutti gli strumenti digitali, hai bisogno di un tablet o un computer e finisce lì, quindi è più accessibile anche a chi questi spazi non ne ha, che è importantissimo perché secondo me catturi di più tutto un gruppo di persone che magari non si sarebbero mai messe a dipingere perché non, per condizioni di spazi non ci hanno mai avuto queste possibilità. Io penso che sia più un riflesso delle mode, nel senso che visto che adesso la pittura digitale è quella che è più comune per questi motivi, perché è più accessibile, la maggior parte di queste ricostruzioni sono fatte in digitale e non con, diciamo, tecniche tradizionali, però in realtà ci sono ancora grandi artisti come James Gurney, che lavora praticamente solo con la pittura tradizionale, Maurizio Anton stesso in realtà ogni tanto fa ricostruzioni che sono bozzetti a matita, non sono per forza tutti digitalizzati. C'è Trogo, che è un artista italiano, che lui lavora con tecniche tradizionali. È che penso che sia solo un riflesso appunto di questa popolarità del digitale, ma non che ci sia una selezione a favore del digitale rispetto al tradizionale. Poi certo c'è da mettere in conto che col digitale è più facile modificare, è più facile, più veloce comunque la resa, però in realtà poi questi sono strumenti, quello che conta è il prodotto finale, come lo realizzi o dipende da te e dalle possibilità che hai. La matita e un foglio di carta ha lo stesso valore del tablet con il programma di pittura digitale, il prodotto finale è quello che poi interessa per la comunicazione. Sì. Valentina Rossi, che sarà parlerà dei colori. Parlava sul piumaggio, se vuole può dirlo di persona, se vuole, così almeno si presenta anche per... Buonasera. Tra una settimana, tra 8 giorni toccherà a lei, vai. Salve, mi sentite? Sì, sì. Niente, volevo rispondere a Giancarlo Scazzeri sulle piume del tirannosauro. Allora, io non sono, premessa, non sono esperta di dinosauri neanche lontanamente, però ho lavorato con, diciamo, lavoro alla tafonomia di tessuti molli, quindi tessuti molli, piume, pelle, organi interni, quindi ho avuto modo, insomma, di seguire alcuni degli articoli che sono stati pubblicati più o meno di recente. E da quello che so, finora non sono stati ritrovate piume vere e proprie associate a scheletri, per esempio, di tirannosauri. Però sono state ritrovate delle impronte, quindi diciamo dei calchi della pelle in alcune zone, la parte della coda e credo anche la parte delle zampe e posteriori. Quindi, e questa pelle è, diciamo, le impronte erano quelle delle scaglie. Quindi sicuramente... Forse la maggior parte del corpo dei tirannosauri adulti era coperta di scaglie, però non possiamo diciamo, scartare l'ipotesi che in altre zone del corpo potessero avere delle protopiume o del piumaggio, diciamo, appunto primitivo, o della peluria, diciamo, anche di questo tipo. E in più, non mi ricordo adesso in che anno, però piuttosto di recente, è stata scoperta e descritta una coda di quello che si può definire un po' un pulcino, probabilmente di tirannosauro, che conservata all'interno di un'ambra preservava il piumaggio. Quindi almeno nella coda si pensa che forse i pulcini
avessero un piumaggio o delle protopiume su tutto il corpo. Quindi possiamo, diciamo, ipotizzare che forse anche gli adulti avessero delle protopiume sparse sul corpo. Quindi questa è una piccola, magari, novità. Diciamo, crescendo, come è successo a me, le penne della testa si sono via via diradate, insomma. Sto pensando alla, no, perché poi rispetto a queste piume, al discorso del piumaggio, abbiamo visto anche delle riproduzioni per i bambini, no? O non solo bambini, insomma, voglio dire. Già con le piume. Sì, però allora, anche lì è pericoloso, capito? Perché poi vanno di moda. Io ricordo anni fa in una scuola elementare andai a fare un seminario, ma ti parlo non tantissimi, 20 anni fa magari, ecco, era uscita una trasmissione della BBC dove si raffigurava lo stegosaurus, no? Quel dinosauro con le placche sulla schiena. Sì, sì, sì. Secondo un'ipotesi che girava in quel periodo è che improvvisamente questi dinosauri avevano prente queste placche irrorate da vasi sanguigni e potevano diventare rosse, no? Quella era un'ipotesi, però nella ricostruzione filmata, perché era un'animazione, questo dinosauro incontra un predatore e gli si accendono, diciamo così, le lampadine sulla schiena. Ora, chiaramente poi a scuola questi ragazzini il giorno dopo mi chiesero, io parlavo dei fossili, mi chiesero subito di quello che era, e chiaramente però lì il discorso è questo: quando uno deve fare una scelta di film, di illustrazione, eccetera, deve sposare una causa, non può mettere un'ipotesi. Il problema è che poi quella illustrazione diventa, come diceva anche Flavia all'inizio, poi diventa quella, l'ha detto il telegiornale, no? È stato, l'ha visto nell'illustrazione e c'ha le penne. Quindi, quindi il problema è, da un lato bisogna essere consapevoli che si fanno delle scelte artistiche, di comunicazione, legate a articoli scientifici. Quindi, siccome tu sai che io con i bambini poi i libri li compro in continuazione, quelli sui dinosauri, e ho visto proprio una mutazione, perché nelle ultime pubblicazioni praticamente compaiono tutti con questi piumaggi, e devo dirti una cosa, che insomma per noi che siamo cresciuti, almeno io, più o meno siamo coetanei, con le illustrazioni che c'erano sull'enciclopedia Capire, dura vedere i dinosauri con le piume, cioè della serie, può vedere, però magari i nostri alunni fra i miei bambini tra 10 anni direbbero la stessa cosa. Questo dimostra quanto sia in progress e quanto sia interessante proprio culturalmente. Ma infatti questa è io la cosa che dico sempre loro: guardate, fino adesso è così, poi può cambiare, non si sa. Tocca vedere le cose che scoprirete voi, potrete riscrivere il libro. Io sono legato a Zdeněk Burian, no? Che nella mia generazione era l'unico che, almeno le immagini degli animali preistorici, così chiamati impropriamente, erano quelli che raffigurava lui prima quando l'uomo non c'era. C'erano tutti questi volumi della Fabbri Editori. Io parlo un ragazzino della fine degli anni 60 e dell'inizio degli anni 70, non c'era l'illustrazione, c'era solo lui, ed era della Repubblica Ceca attuale, e quindi all'epoca lui aveva anche poco accesso alle collezioni, eccetera, eccetera. Però l'importanza della, qui per concludere, no, l'importanza delle illustrazioni è che poi diventano, al di là degli articoli, per la maggior parte delle persone diventano il riferimento, e accendono la passione nei ragazzi, diventano più importanti dell'articolo scientifico di per sé. Sul tirannosauro, adesso poi ne parleremo con dei colori, ne parleremo venerdì 19 con Valentina. Io da qualche parte ho letto che poi c'erano all'inizio della linea evolutiva dei tirannosauri, in Cina ritrovati dei tirannosauri che forse avevano anche lì tracce che potrebbero essere appunto di piume, di penne. Poi appunto bisogna capire se poi questo piumaggio era distribuito uniformemente, cambiava nello sviluppo dell'individuo, eccetera. Insomma, c'è tanto da dire ancora. Ecco. I velociraptor li danno piumati, Assolutamente. Sì, ci stanno una serie di evidenze anche sullo scheletro che ci stanno proprio gli innesti, quindi su quello andiamo tranquillo, perché io quello l'ho preso con le piume, no quello il modellino uno di solito li prende con le molle, poi però adesso adesso invece poi vedremo anche domani un altro elemento importantissimo, è lo studio delle orme. Domani parleremo con Fabio Massimo Petti di questo, cioè le orme sono stati uno degli elementi che ancora prima davano informazioni sulla dinamica, sulla vita, che sono i segnali di animali in movimento. Quindi questo è stato un altro degli elementi che ha portato a una rivoluzione nell'interpretazione
dei dinosauri e non solo. E domani troveremo un altro dei luoghi comuni. Oggi abbiamo visto, insomma, un po' cercato di vedere quanto anche nel mondo femminile sia importante, non solo in tutto il resto, ma anche nel mondo della paleoarte, nel mondo della paleontologia, ed è una, come dire, una importanza che sicuramente va aumentando e va aumentando di anno in anno. E adesso non voglio fare il, come dire, l'esagerato, però anche lì non è un caso che, guarda caso, nella giornata delle ragazze nella scienza c'è stato questo disturbo, che poi spesso e volentieri magari c'è una sorta di violenza latente quando si parla del mondo femminile, che vabbè. Chiudiamo la parentesi qui. Vabbè, no, non la mettiamo non così. Non la esagererei, però voglio dire, ma non lo so, spero di essere Gianni, di fare il Gianni Minà della situazione. Ma al di là di questo, dicevo, c'è un mondo appunto di, che riguarda invece la paleontologia, che ha l'apertura a una visione diversa dei fossili, e per esempio le orme sono un segnale di vita. Oggi abbiamo parlato di tornare alla vita, no? È anche un auspicio complessivo. Le illustrazioni riportano in vita. Le orme sono emozionanti per molti aspetti, perché sono la testimonianza delle attività vitali, della locomozione di animali, e quindi hanno dato un elemento importante per la ricostruzione degli animali e degli ambienti. E domani troveremo un altro luogo comune, no? Che è tutto ciò che è rettile antico e dinosauro. Abbiamo visto che tutto sommato i dinosauri non sono neanche così tanto rettili, sono rettili uccelli, più uccelli che rettili, vai a capire, siamo sul limite. E domani vedremo un'altra cosa, una notizia di cui si è parlato al telegiornale, ne parlerà il collega Fabio Massimo Petti, si è parlato al telegiornale, ma al telegiornale il TG1 e altri canali di informazioni ufficiali hanno parlato di dinosauri, e invece si parlava di coccodrillo morfi, insomma di rettili che sono comunque anche vissuti prima dei veri e propri dinosauri. Ma la comunicazione dice che il dinosauro funziona meglio, è più semplice, diretto. Perché vi ostinate a dover non chiamare dinosauro, come ogni elefante preistorico un mammut? Insomma, vedremo, affronteremo pure la questione relativa alle icone, anche, come dire, ai timbri che vengono affibbiati alla cosiddetta alla paleontologia, alla cosiddetta preistoria, che in realtà è un altro termine che bisognerebbe riconsiderare. E con lì che, insomma, spero di avervi con noi. Domani faremo un po' di filtro all'inizio, dove farò la domanda, chiederò la password all'inizio, ma insomma faremo in modo di evitare che ci possano essere infiltrazioni di quel tipo, come avete visto oggi, e di tenere fuori magari persone interessate che si sono trovate messe in mezzo alla confusione. Comunque vi ringrazio tanto, ringrazio innanzitutto Flavia Strani, che con cui mi complimento sempre per il gran lavoro che svolge. E siamo qui. A domani, allora, lo stesso link. Un applauso a Flavia, io lo darei, un applauso sicuramente, perché se lo merita. E poi segnatevi nel calendario anche il 19 febbraio alle 15.30, domani alle 15.30, e anche venerdì alle 15.30 anche Valentina Rossi, che ha un curriculum molto molto interessante e degli studi di cui non voglio dire nulla per non rovinarvi la sorpresa, sennò poi non venite. Grazie Raffaele. Vi saluto e vi ringrazio. A domani. Vi aspetto domani. Grazie.